Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial. In questo tutorial vi spiegherò come installare la, Optifine, la mod Optifine sul, sul vostro Minecraft versione 1.6.2. Uh, Cos'è Optifine? Optifine è una mod che uh, velocizza il vostro Minecraft uh, dandovi più impostazioni uh, video e in modo da poter selezionare le vostre impostazioni migliori per poter uh, um, laggare poco uh, io lo uso personalmente su questo computer perché sull'altro non mi serve perché non laggo così tanto uh, sono sul computer di mio nonno e niente vediamo subito come, come installare questa optifine allora innanzitutto scaricate questo pacchetto che vi lascio in descrizione che però ha una password questa password serve a non a identificare i bot quindi a fermarli quindi se c'è un bot non può sapere questa password quindi ve la lascio in descrizione e bene procediamo con l'installazione allora, innanzitutto dobbiamo aprire il nostro, questo pacchetto, eh, come vedete ho dovuto calare un, un po' tanto le impostazioni per poter registrare senza lag. Allora, qui intanto abbiamo un commento, Minecraft 1.6.2 più Optifel, la password è nel tutorial di XX, capo Matteo XX per motivi di sicurezza, e ve l'ho detto. Vis visita il suo canale e guarda il suo tutorial. Eh, quindi se sei qui perché vuoi la password... Uh, guarda anche questo video perché ti può servire uh, bene noi abbiamo questa cartella 1.6.2 by capo matteo e qui dentro ci sono due file cosa dobbiamo fare con questa bella cartella allora apriamo il nostro start per chi per, allora, per chi ha windows 7 basta che apra start e digiti quello che sto per digitare uh, o comunque faccia nel mio metodo che mi sembra molto più semplice e chi, chi invece Uh, a ah, Windows XP deve fare start esegui e mm, andare comunque eh, digitare quello che digito io ora allora io vado nelle raccolte clicco qui in modo che posso scrivere faccio per cento up data per cento invio ci ritroviamo in questa bellissima cartella piena di cose andiamo nella cartella punto minecraft uh, in questa cartella avremo molti 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 eh, file perché ci sono tutti i file di minecraft eh, probabilmente io ho file che in realtà non servirebbero perché eh, avendo avuto la versione 1.5.2 su questo eh, computer o comunque versioni precedenti alla 1.6 eh, ho tutti questi file noi dobbiamo andare nella cartella versions questa qui e uh, se non avete installato molte versioni, io solo la 1.6.2 per ora con questo nuovo launcher uh, avrete solo questa cartella, bene uh, la cosa che dovete fare per avere la Optifine è semplice dovete prendere questa cartella e trascinarla qui uh, mettendo qui la password che vi ho dato quindi Scusate se avete sentito un po' di rumore però eh, non ho usato la tastiera del computer, ho usato una tastiera esterna, che è un po' rumorosa. Quindi facciamo ok, vedete la password che vi ho dato eh, funziona e avete qui tra le versioni 1.6.2 e 1.6.2 by Matteo. State tranquilli, non dovete eliminare la vostra versione originale, potete tenerla eh, perché in ogni caso questa la versione che ho creato apposta per voi non è eh, in alcun modo in conflitto con l'altra. Bene, ora che abbiamo le nostre due versioni pronte, chiudiamo tutto, vabbè più che altro la nostra versione, quella che ho creato io per voi. Quindi devi essere grato tu iscritto. Allora eh, Bene, a me dice ready to play Minecraft 1.6.2 perché? Perché io ho selezionato questa versione qui. Eh, se volete cambiarla, anzi no, dovete cambiarla per poter avere la Optifine, andate più su e vedete che c'è release 1.6.2 by capo Matteo. Ci cliccate su, eh, fate save profile e vedete che vi dirà ready to play Minecraft 1.6.2 by capo Matteo. Clicchiamo sul nostro bel bottoncione e come vedete ora ha aperto il nostro bellissimo Minecraft. Uh, se proviamo ad andare nelle opzioni e nelle impostazioni video vediamo che la Optifine c'è, possiamo mettere tutte le nostre uh, opzioni, quindi render distance extreme perché hai i computer della NASA, ma io devo usare tiny perché non ho un computer della NASA anzi. Uh, Bene, come vedete la Optifine c'è, ora testiamo se funziona. Andiamo quindi su Single Player, creiamo un nuovo mondo. La la la, la la, la la. Ok, ha creato il nostro nuovo mondo e sto laggando in una maniera paurosa se premete esc renderizzerà più velocemente perché è inattivo il gioco. Bene, come vedete comunque il mio render è molto basso, però l'Optifine funziona, non sto laggando moltissimo rispetto a come laggavo Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, eh, se così è stato lasciatemi un bel mi piace, iscrivetevi, eh, commentatemi se mh, non, non vi funziona o, o se comunque mh, avete qualche dubbio e noi ci vediamo al prossimo video.